Buongiorno a tutti, siamo qui per presentare questo libro, La condizione transmoderna, questo volume collettano. Questo volume nasce negli ultimi mesi del 2009 dall'incontro tra me e il curatore Santi Barbagallo. Questo incontro è un incontro anche di linea di pensiero. Lui è più derridiano, se così si può dire, cioè la sua ricerca si concentra più sull'analisi di concetti come la traccia, la grammatologia, la finzione, di sviluppo nella cultura occidentale, come lui la definisce. E io invece mi interesso più di temi delesiani, come ad esempio il divenire, il virtuale, tra l'altro è un concetto che qui ho ripreso. Ripreso nel contesto del cyberspazio. E questo incrocio appunto è stato un incrocio che ha fatto vedere un po' la complementarità tra me e il curatore Santi Barbagallo. Facevamo dei video su YouTube, nel sito di video sharing YouTube, e un po' per svago, un po' perché comunque volevamo vedere la reazione, insomma, di fronte a dei video filosofici, e inizialmente ci siamo resi conto che questo sistema virtuali di interazione non erano solo un mezzo per velocizzare lo scambio di idee, quindi un aiuto meccanico che ci aiutava nel nostro rapporto con il sapere, un rapporto nel sapere che magari rimaneva sempre dentro a se stesso, ma andavano a mutare radicalmente quello che era il nostro rapporto con il sapere. Nel senso che andavano a modificare le nostre facoltà percettive, immaginative, la nostra sensibilità. E infatti il messaggio Barbagallo parla anche di conoscenza emotivamente tonalizzata, tra le altre cose. E quindi ci siamo chiesti, la domanda che ci siamo posti è questa, cioè questi sistemi di interazione virtuale, tra cui mettiamo i contenuti multimediali, le social networks, spazio eccetera, possono creare un nuovo paradigma conoscitivo, cioè un paradigma conoscitivo che sia basato sullo scambio incessante di competenze, sulla revisione continua dei saperi, soprattutto nella società del rischio di oggi, forse una revisione continua dei saperi può essere molto utile e quindi in questo contesto forse sarebbe meglio parlare di processi di soggettivazione piuttosto che di soggetti. E poi anche basato, un paradigma conoscitivo basato sul feedback immediato tra utente e utente. Diciamo questo, che quello che si potrebbe proporre, che comunque c'è una letteratura filosofica su questo, è una sorta di deterritorializzazione dei processi di educazione e di formazione. In che senso? Nel senso, per esempio, di una disintermediazione, no? Dei processi di formazione e di educazione, nel senso di evitare quella canalizzazione che potrebbe provocare delle strettoie fatali proprio per i processi di educazione. Ovviamente poi questa situazione si potrebbe anche ampliare parlando delle tecnologie molecolari, del corpo come campo di incrocio tra vari codici di informazione. Però diciamo, andando subito a quello che è il titolo di questo libro, cioè la condizione transmoderna, perché la condizione transmoderna? Ma innanzitutto con questo libro andavamo a soddisfare quello che era un po' la volontà di parodia delle forme, tipica di una certa linea di pensiero, come quella di Santi Barbagallo, il curatore, nel senso che lui essendo derridiano ha questa volontà di parodia delle forme, ovviamente perché parodia delle forme? Perché si riprende il noto rapporto sul sapere di Lyotard, la condizione postmoderna, e dall'altro invece si soddisfaceva anche una volontà mia, cioè una volontà di creazione di concetti in continuità genealogica con la tradizione, no? Nel senso che ci sono dei problemi, siamo trovati di fronte a dei problemi che si sono imposti, e quindi la creazione di concetti come uno strumento utile per diagnosticare un presente che si fa sempre più difficile da diagnosticare. Perché? Perché diciamo, gli eventi tecnologici
sono sempre più avanti della riflessione che possiamo fare su di essi. E quindi in questo senso questa creazione di concetti per diagnosticare il presente, per comprendere un po' meglio, diciamo, il presente, potrebbe tornarci utile. Ovviamente lo scetticismo di fronte a un titolo così è possibile, diciamo, prevederlo, nel senso che dopo tutti i post neo del Novecento, insomma, un altro suffisso poteva sembrare troppo. Invece noi lo proponiamo non tanto come una teoria, una nuova teoria dopo il postmoderno, come sembra fare la filosofa spagnola Maria Rodríguez Magda, che ha scritto un saggio nel 2004 intitolato Transmodernidad. Lei lo propone quasi come una vera e propria teoria, noi invece lo proponiamo con un po' più di disincanto, appunto con questa vena parolica, ironica, nel senso appunto di trans come momento forse di transitività epistemologica, cioè che non c'è più un codice culturale o scientifico forte e invasivo, ma c'è un sorvolo di tutti i codici, cioè una transitorietà, un trapasso di vari paradigmi, cioè paradigmi filosofici, scientifici, estetici. E questa proposta, diciamo, mi sembra leggermente diversa da quella del postmoderno, perché mi sembra che la transmodernità abbia una spinta più ricorsiva rispetto invece al postmoderno, che ha una spinta più avversiva, più trasgressiva, più irrazionale, no? Invece qui c'è una spinta ricorsiva, ora senza fare riferimento esplicito alle varie teorie dei sistemi, alla teoria della complessità, ma insomma questa è un po' la situazione in cui è nato questo progetto. In questo libro ci sono vari argomenti trattati, i saggi toccano vari argomenti, tra cui quello del rapporto tra modernità, postmodernità e transmodernità. E qui l'utilità di fare questo perché? Perché forse si è tentato di ricostruire in alcuni saggi le vicende della modernità. Cioè c'è necessità di ricostruire le vicende della modernità, forse. Anche il rapporto a un postmoderno che ha interpretato una modernità, forse, quindi ha ricostruito le vicende della modernità, forse in modo un po' troppo lacunoso, forse in modo un po' troppo sapovista, diciamo così, no? E quindi, e questo l'ho notato in alcuni saggi, è stato fatto. E quindi, che dire, per concludere, abbiamo inserito all'interno di questo volume tutte le posizioni originali che però si collocassero all'interno dell'orizzonte da me descritto, e ovviamente anche posizioni che erano contrarie all'uso della parola transmoderno, ovviamente. E questo per riprova del fatto che comunque non c'è un intento programmatico, cioè non c'è un manifesto della transmodernità, ovviamente. E questo è provato anche dalla eterogeneità, no? dei settori in cui tutti questi studiosi operano. Abbiamo qui due più importanti autori, coautori di questo volume, il professor Ubaldo Fadini della Facoltà di Scienze della Formazione di Firenze e il professor Giuseppe Panella della Scuola Normale Superiore di Pisa. Grazie.